Grazie. Mi giro ragazzi, io mi giro perché voglio dedicare su questa sintesi che facciamo, ok? Perché ieri pomeriggio nella live ho detto che la Juventus deve fare la sua partita, ok? E qua ci si sente dopo dell'analisi che ho fatto, quello di ieri, va bene? Perché avevo fatto questo video perché me lo porto proprio da questo, ok? Perché oggi è la vigilia di questo Ipsilione, va bene? E così è stato. Però a questo punto io mi soffermo proprio dalla vigilia di Thiago Motta e da Andrea Cambiaso, perché sono ore calde quello che stanno vivendo in casa Ione, perché c'è questo caso Ronaldo che la Juventus ha impugnato per l'ennesima volta sul collegio arbitrale, perché non merserà più quei 19 milioni più 5. Ma merserà a meno di 9 milioni, 8, perché è così, ok? Che andrà verso a versarne altri 9 milioni, 8 di euro, ok? Quindi questo è tutto da parte della Juventus che ha vinto il ricorso contro il caso Ronaldo. Ok, e quindi questo è stato perché Ronaldo ha fatto causa alla vecchia signora e quindi la Juve sorride. Quindi questo è tutto, mi raccomando, perché non lo dico io. Lo dicono i fatti, ok? Quindi non c'è nessun stipendio da Ronaldo, perché non va bene questo, come dice lui. No, io non lo accetto. Va bene? Se ti piace, stai, se non ti piace, allora stai giocando lì, ok? Perché la Juventus ti ha fatto grande, caro Ronaldo, perché non sei tu quello che hai alzato 2 volte scudetti consecutivi, una Supercoppa e Coppa Italia con Pirlo, ok? La prima volta sei stato in Italia nel 2018, perché tu hai voluto andare a rimanere alla Juventus al 2019, ok? Poi nel 2020 hai vinto uno scudetto e nel 2021 hai vinto anche la Supercoppa e Coppa Italia con
anarchista e pirlo. Ok? Quindi questo è tutto, una partenda Ronaldo, dopo nel bilancio complessivo ridotto al 4 di settembre 2024, ok? Che a questo punto noi saremo felici, ok? Mi raccomando, occhio. E adesso approfondiamo della partita che verrà quella contro il Lipsia di domani, ok? Quindi hai cambiato perché devi mettere questa di formazione, ok? Quindi di Gregorio in porta, come sempre. Poi c'è Kalulu, insieme con Ugarte che ritorna con Bremer e Cambiasso, ok? Quelli che c'hai tu, caro mister, va bene? E così è la difesa. Poi al centrocampo ritroviamo i Locatelli a Thuram che a questo punto ci sono forti dubbi per McKennie. È tutto. Perché hai Nico Gonzalez, hai Conceição, hai Indiz e Vlahovic. Ok? Però io metterei Cooper Miners sulla sinistra. Va bene? Quindi questo è tutto. Mi raccomando, occhio a questi. Questi sono i forti dubbi per McKennie, Fagioni e Conceição. È tutto. Più Cabana, ok? Che c'hai a disposizione in panchina perché in campo entrano 11 giocatori. Va bene? E questo è quello che devi fare, caro Thiago Motta. Va bene? Quindi questo è tutto. Mi raccomando, è sempre fino alla fine. E ritorniamo su quei pagliacci quando dicono che la Juve non è un problema. Perché sono loro il problema, quelli che sparano cazzate su tutto e diffondono notizie sulla Juve quando loro sono il problema del calcio, ok? Io dico ai loro tifosi, perché non ammettono questo, ok? Perché la Calcio e Finanza dice che un capotras è stato arrestato. E meno male che è così. E non dovranno prendersela neanche due volte. Non uno, due. Va bene? Quindi questo è tutto. Mi raccomando, e forse io me. Perché questo è quelli che sono sempre stati e continuano a diffondere queste notizie quando non è vero un cazzo, ok? Quindi questo siete voi. Voi siete questo perché chi ne non indaga a questi club, l'Inter che a Milan, non gli faranno niente. Quindi chi ne è alla fine indagherà. Ciao. Quindi iscrivetevi al canale, cari miei, e attivate tutte le notifiche per non prendere i prossimi contenuti dal canale e ci vediamo per domani per
per commentare il post di Nipsey Hussub, ok? Like e commenti. Mi raccomando, occhio, perché questi sono pazzi questi qua. Occhio, eh. Occhio a Nipsia. Quindi questo è tutto e ci vediamo per stasera e domani, ok? Quindi mi raccomando, è sempre comunque, perché noi siamo la Juventus, perché non siamo come l'Inter. Noi siamo alla Juve, non loro.